Siamo a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, famosa per il Giffoni Film Festival, ma famosa anche per un cagnolino davvero speciale che si chiama Cornetto. Andiamo a conoscerlo. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Aha! Oggi amo ardentemente quel ruscello impertinente, menestrello dell'amore. Aha! Il fiorire delle piante tiene festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte. Conosci Cornetto? Il cane? Sì! Sì, è il cane famoso. Più famoso di Giffoni, sì. Conosci Cornetto? Sì. Famoso! Per forza. Ma come se la passa Cornetto? In giro. Ora non è in giro, non so perché. Cornetto è bravissimo. A Cornetto ci do un cornetto, lo compro. Ai miei nipoti no, se hanno mangiato un pane di grandurco, se hanno mangiato. È il più famoso di Giffoni. Ma lui segue anche il Giffoni Film Festival. Questo sì. Le funzioni religiose, lui è a caccia di affetto, è a caccia di gruppi di persone. Sì, sì, infatti quando si plasma un gruppo di persone c'è lui, c'è Cornetto. Tu sai perché si chiama così? Perché i proprietari del bar, del posto, gli danno sempre un cornetto perché gli piace proprio il cornetto come dolce. A colazione diciamo col cornetto. Sì. Come se la passa questo cagnolino che ha perso il suo padrone e è rimasto solo in strada? Tutti bene. Quindi chiunque gli dà qualcosa, chiunque lo fa mangiare. Passo davanti a casa, si ferma da un mio amico che sarebbe il fondaniere del comune. E la moglie scendeva e gli dava sempre da mangiare. E allora ogni mattina che saliva si fermava, sì, faceva la prima sosta. È uno di famiglia, no? Fa parte di questa grande famiglia di Giffoni e come in tutte le famiglie c'è sempre il preferito e lui è il nostro preferito, è la nostra mascotte, diciamo così. Alessandro, benvenuto, anzi benvenuti noi qui a Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno, dove c'è una storia molto particolare da raccontare di un cagnolino che si chiama Cornetto. Sì, c'è un aneddoto particolare, soprattutto qui a Giffoni, della sensibilità di questo cane alla partecipazione alle varie celebrazioni. Non c'è un richiamo particolare per questo cane che tutti quanti, diciamo il popolo, chiamano Cornettino, ma ha un intuito molto profondo, nel senso che quando intuisce che c'è o sente che c'è qualche processione o c'è qualche celebrazione, lui subito corre, scatta, e senza arrecare alcun fastidio alle persone e alla comunità. Non ultimo è stato anche la notte di Natale, dove lui si è adagiato sul pavimento davanti a Lambone per partecipare alla Santa Messa. Diciamo che la chiesa dove lui abitualmente frequenta è la chiesa di San Francesco, perché San Francesco forse lui si rivede in questo ideale di questo santo che amava tutte le creature, in modo particolare anche gli animali. Quindi quando c'è in questa chiesa qualche funzione, lui subito corre, viene. È sempre presente, quindi sì. A seguire anche tra l'altro processioni, lo vediamo in delle immagini, in dei video, dove appunto ecco, partecipa anche alla processione, oltre a entrare sicuramente in questa chiesa. Sì, partecipa anche alle processioni, c'è stato anche qualche concerto. Lui non, quando vede un gruppo di persone che sono in chiesa, oppure quando sono processioni particolari di qualche santo o di qualche evento in particolare, lui partecipa. E la cosa da specificare è che non arreca alcun fastidio alle persone, ai bambini, agli anziani. Voglio vivere così,
col sole in fronte e felice canto beatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte, perché quest'incanto non costa niente. Ah-ha! Oggi amo ardentemente quel ruscello impertinente, menestrello dell'amore. Ah-ha! Il fiorire delle piante tiene festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte. Ciao Alberto, benvenuto su Buonasera. Zante. Noi stiamo cercando Cornetto, ancora non siamo riusciti a trovarlo. È un cane famosissimo qui a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. E abbiamo parlato con tantissimi cittadini, abbiamo parlato con il parroco, insomma tutti adorano Cornetto. Tu sei il figlio del proprietario di Cornetto. Sì, sì, sono io. E tuo padre non c'è più da qualche anno? Sì, sono 7 anni che non c'è più. Qualcosa è cambiato da quando tuo padre non c'è più, oppure è sempre stato uno spirito libero? Perché noi di solito diamo i cani in adozione. Questo è un cane che aveva la casa e ha deciso di fare un po' il randaggio. Sì, praticamente da quando è deceduto mio padre, questo cane ha deciso praticamente di fare il vagabondo, però il viaggiatore. Sì, diciamo. Tanto randaggio, perché ormai la comunità, l'abbiamo visto, lo ha adottato, è amatissimo da tutti, e poi c'è sempre questa casa che credo sia aperta a lui, sì, un eventuale ritorno. Per un periodo è venuto, si faceva vedere spesso, poi evidentemente tutti i cittadini di Giffoni lo coccolano molto, quindi... Senti, qual era il rapporto che aveva con tuo padre? Perché probabilmente aveva un rapporto particolare, e quindi forse non standoci più lui ha ritenuto, sì, di allontanarsi. Evidentemente è stato questo. Comunque c'era un rapporto bello, perché comunque mio padre amava gli animali, una persona che è nata e cresciuta in campagna con altri valori, quindi... Evidentemente. Quindi evidentemente questo ha cambiato le cose. Ma prima di chiamarsi Cornetto, qui aveva un altro nome. Doggy. Doggy. Ormai non esiste più, no, esiste Cornetto. Nessuno lo conosce come Doggy, oramai è Cornetto, Cornettino, a seconda della fantasia. Allora Alberto, noi sappiamo che Cornetto può, o Doggy, può sempre contare su, sì, questa sicuramente, casa. Sicuramente, sicuramente. Ok, ciao, grazie. Grazie.